Buongiorno, benvenuti al terzo webinar della serie Aggiornarsi per ripartire. In questa occasione avremo tre interventi: la dottoressa Caffarena, l'avvocato Neva Monari e il collega il dottor Bevione del laboratorio chimico, che daranno un quadro dello stato dell'arte di quello che è nella realtà dei fatti la fase 2, perché è quella di ripartenza, e quindi daranno delle indicazioni per coloro i quali devono ripartire e dovevano già da alcune settimane essersi messi in linea con quanto stabilito dal governo. Per quanto riguarda il programma, appunto, è quello che vedete. E adesso, per quanti non mi conoscono e per quanto in particolare non conoscono i servizi della Camera di Commercio, vi do una indicazione sulle ragioni per le quali la Camera di Commercio ha deciso di realizzare questa serie di eventi. Ora, la Camera di Commercio è un ente pubblico, naturalmente, che io qui rappresento. Sono Mariangela Ravasenga, mi occupo in particolare di tutela della proprietà industriale e faccio parte del punto impresa digitale della Camera di Commercio. Ora, che cosa succede? Che il governo italiano, recependo le intenzioni dell'Unione Europea, ha creato un network nazionale, noto come 4.0, finalizzato alla digitalizzazione delle imprese operative sul territorio. Ora, questo network è strutturato esattamente come lo vedete, cioè sostanzialmente una quantità diffusa sul territorio di punti impresa digitale, i quali hanno il compito di diffondere le competenze di base su questo argomento. I Digital Innovation Hub, che trovate anche sempre a livello nazionale e che propongono delle competenze settoriali avanzate, e poi, di più recente istituzione, i competence center, centri di alta specializzazione che, a titolo indicativo, ad esempio, potete trovare al Politecnico di Torino. Ora, il punto impresa digitale che cosa può offrire alle medie, piccole, micro imprese del territorio? Servizi diversi, servizi informativi e formativi. Quindi diffusione della conoscenza relativa all'informatizzazione attraverso webinar, seminari tendenzialmente gratuiti, gli assessment digitali. Ora, assessment digitali quali Selfie 4.0 e Zoom 4.0. L'uno per creare consapevolezza attiva nelle imprese e Selfie 4.0 lo potete fare online direttamente in piena autonomia. E Zoom 4.0 è un approfondimento del precedente che in tempi pre-Covid prevedeva una visita effettuata direttamente da due colleghe e in particolare dalla dottoressa Elena Sannino. Proprio atto a una visita atta a proporre dei piani di miglioramento. Ovviamente queste visite in azienda al momento non possono sussistere e quindi noi abbiamo fruito moltissimo dei contatti con le aziende tramite internet, che ci ha dato una grandissima mano in questa situazione e ci ha fatto scoprire la possibilità di potervi venire utili anche se non ci vediamo attraverso una scrivania. Abbiamo un servizio di digital mentor che mira all'accompagnamento e all'aiutare le imprese nella transizione al digitale e poi la ragione principe per la quale i nostri servizi informativi e formativi
sono iniziati sostanzialmente a luglio, è il fatto che come PID ci siamo impegnati e interessati a un sostegno economico agli investimenti tecnologici. Infatti abbiamo bandito il bando Voucher Sprint 2020, che nasce appunto come uno strumento a fondo perduto per aiutare le piccole medie imprese, le piccole micro imprese che hanno avuto in questo periodo di lockdown delle spese legate allo smart working. A breve usciranno altri bandi, tendenzialmente i nostri sono a fondo perduto. Ora, qui troverete i link ove siate interessati a fare appunto il self-assessment e l'assessment in azienda, quindi Selfie 4.0 e Zoom 4.0, ma anche Improve, perché nel PID ci sono varie reti di contatti, tra le quali l'Enterprise Europe Network, che è gestita da due colleghe, da Daniela Cena e Chiara Soffietti, che propongono l'assessment Improve. A chi lo propongono? Quelle imprese innovative che sono orientate all'internazionalizzazione, vogliono incrementare la loro competitività e quindi hanno la necessità o l'intenzione comunque di identificare con chiarezza le proprie aree di miglioramento. Vogliono capire quanto incide l'innovazione sulla performance economica aziendale e vogliono individuare il proprio posizionamento rispetto ai diretti competitor. Sono tutti servizi gratuiti e che vengono forniti su appuntamento. Ora, come vi dicevo prima, il mio interesse specifico è la tutela della proprietà industriale. Quindi vi ho lasciato qui il link relativo a tutti quelli che sono i servizi della Camera di Commercio. Ora, nel sistema camerale, da sempre storicamente, sono forniti i servizi essenziali di deposito, brevetti e marchi a livello nazionale. Quindi tutti i giorni, dalle 9 a mezzogiorno, in tempi di pace definirei, perché il Covid è stata veramente una guerra, noi fornivamo a libero accesso i servizi di deposito. Dal momento in cui il Covid ci ha obbligati a casa, il servizio è stato mantenuto in vita sempre, solo che ad oggi viene fornito solo su appuntamento e solo il lunedì, il mercoledì e il venerdì, naturalmente sempre dalle 9 a mezzogiorno. Per depositare brevetti e marchi è necessario a monte effettuare delle ricerche di anteriorità e quindi dalla notte dei tempi ormai facciamo parte di una rete internazionale che è la rete PATLIB, PATLIB sta per Patent Library, e facendo parte di questa rete noi forniamo il servizio di ricerche brevettuali gratuite a livello internazionale e, come torno a ripetere, sui brevetti ma anche sui marchi. Ove le aziende vogliano realizzare, concretizzare una strategia aziendale, il che vuol dire sostanzialmente sentono di avere dei dubbi su come tutelare dei trovati o i propri marchi, ecco che dal 2007 c'è lo sportello tutela proprietà industriale. Questo è un servizio gratuito, riservato, che dal periodo dei Covid realizzo online su Microsoft Teams per garantire appunto la riservatezza, ed è un colloquio. Un colloquio dove con dei consulenti in proprietà industriali andiamo ad affrontare le problematiche proposte dalle aziende e proponiamo la strategia giusta per potersi tutelare. Siamo anche Comitato Provinciale per la Lotta alla Contraffazione, che proprio in questi mesi ha accolto nel proprio comitato di indirizzo il laboratorio chimico,
per settembre avremo la possibilità di proporre online una chicca meravigliosa, ma tosto, marchi storici e marchi torinesi nella storia. Si tratta di tutti i marchi registrati a Torino presso la Camera di Commercio dal 1 gennaio del 1926. Cosa che non ha un valore soltanto storico, culturale, estetico, ma potrà servire nelle nostre intenzioni, ma è sicuramente ciò che accadrà, perché è già accaduto in alcuni casi, potrà servire proprio per recuperare marchi di note e nobili aziende del territorio ormai non più operative, per riportare in auge i marchi, le tradizioni del territorio in maniera anche innovativa. Su questa pagina, per coloro i quali possono essere interessati, trovate anche notizie sugli incentivi per la tutela di brevetti e marchi. In questo momento il Ministero dello Sviluppo Economico sta per pubblicare, è questione di giorni, le nuove date di riapertura dei bandi brevetti più, marchi più 3, disegni più 4. Si tratta di bandi a fondo perduto che vanno a coprire fino all'80% delle spese, previste naturalmente dal bando, fatte da micro e piccole aziende che hanno intenzione non solo di tutelarsi, ma di promuovere i propri prodotti. Come vi dicevo, noi forniamo come PID numerosi momenti di incontro. Abbiamo un ciclo che riguarda l'e-commerce nell'era di impresa 4.0. Questi sono i titoli attuali. Nella realtà dei fatti dovete pensare che da settembre ne aggiungeremo altri 6, perché i primi 3 che sono partiti appunto dall'inizio di luglio hanno avuto un tale successo, un tale interesse, che abbiamo pensato di incrementare la serie con ulteriori approfondimenti che non siano solo focus paese. Quindi tra settembre e la fine di novembre avremo ancora complessivamente 14 incontri. Per quanto riguarda aggiornarsi per ripartire, questa prima tranche di incontri finisce con oggi, però proseguiremo nel tempo con ulteriori titoli. Proprio venerdì ho avuto una riunione tale per cui a breve potremo proporvi altri argomenti. Per quanto riguarda ulteriori argomenti interessanti che possono riguardare sempre l'e-commerce, che è un cavallo di battaglia per molti in questo momento, vi segnalo il fatto che il sistema camerale ha firmato una partnership con eBay per sostenere la diffusione dell'e-commerce tra le imprese, e proprio questa mattina stavo leggendo come la collega che si interessa dell'argomento porterà queste tematiche alla luce con dei seminari per settembre. E quindi come rimanere aggiornati, come avete fatto fino adesso? Cioè a dire, iscrivendovi al sito della Camera di Commercio come utenti avanzati, e inserendo fra gli argomenti di vostro interesse digitalizzazione, impresa 4.0 e brevetti e marchi. In questa maniera non vi perderete mai la possibilità di essere informati su tutto ciò che accade nei nostri uffici, su tutto ciò che possiamo proporvi. Questi sono i nostri contatti e a questo punto, ribadendo i miei ringraziamenti nei confronti di tutti i relatori presenti, lascio la parola alla dottoressa Caffarena, che purtroppo potrà restare con noi solo il tempo del suo intervento. Quindi io vi do alcune indicazioni pratiche. Innanzitutto, fra coloro che sono presenti come uditori, se qualcuno è entrato nella nostra room come anonimo, è gentilmente pregato di identificarsi, perché altrimenti non sappiamo a chi mandare le slide. Noi manderemo le slide, nello specifico lo farà il dottor Capozzolo, a cui potrete anche chiedere gli attestati di partecipazione nel momento in cui avrete bisogno.
però appunto abbiamo bisogno dei vostri dati e se avete domande per la dottoressa Caffarena, piuttosto le facciamo in chat, così ci rendiamo conto e gliele forniamo poco prima che ci saluti, in maniera tale che almeno per quanto riguarda lei avrete le risposte immediatamente. Vi ringrazio e lascio la parola appunto alla dottoressa Caffarena. Grazie. Buongiorno dottoressa Rosenga, buongiorno a tutti. Mi fa molto piacere essere qui anche perché il tema di cui parleremo nel corso del mio intervento è strettamente collegato a quanto la dottoressa ci ha illustrato. Quindi da un lato un mondo che si sta digitalizzando e dall'altro un mondo che si sta digitalizzando anche che deve prepararsi a digitalizzarsi anche all'interno dell'organizzazione. Io ho la fortuna di avere un osservatorio privilegiato che si basa, diciamo, su tre assi. Il primo è il mestiere che faccio. Io mi occupo di formazione, di sviluppo organizzativo e di sviluppo delle risorse umane e coordino questa area di competenza all'interno di Praxi. E quindi ho contatto con molti clienti che in questo momento stanno ricercando il new normal, no? Quindi stamattina ad esempio parlavo molto presto con un cliente che mi diceva: ma che cosa succederà? Siamo al new normal oppure no? No? Quindi il primo tema è un osservatorio sui clienti. Il secondo, faccio parte del comitato scientifico del Master in Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane dell'Università degli Studi di Torino e quindi questo mi consente di confrontarmi anche col lato un po' accademico, quindi con le riflessioni forse più diciamo teoriche, ma comunque fondamentali per modellizzare quella che è l'esperienza ed è esattamente una fase, quella nella quale viviamo, in cui abbiamo una forte necessità di razionalizzare l'esperienza che stiamo vivendo. Il terzo elemento è che sono vicepresidente di IDP Piemonte, quindi ho un forte contatto con coloro i quali hanno come responsabilità proprio quello di occuparsi di gestione delle risorse umane nel new normal, quindi il direttore del personale che oggi diciamo si trovano a dover supportare manager e aziende, ma anche pubbliche amministrazioni nel trovare un nuovo equilibrio dal punto di vista organizzativo e gestionale. Quindi quello di cui ci occuperemo in questo mio intervento è proprio di ragionare su che cosa sta succedendo e che cosa possiamo fare. Intanto il futuro di cui stiamo parlando e che stiamo vivendo in questo momento aveva già delle tracce visibili molto chiare. Prima la dottoressa Rovasenga ci ricordava gli impegni della Camera di Commercio nel sostenere l'innovazione digitale nelle imprese, quindi non è un'attività che svolgono da tempo e quindi certamente non nasce diciamo a marzo 2020. No? Quindi noi entriamo in un flusso di digitalizzazione, di la cosiddetta digital transformation che ci ha imposto da un lato l'acquisizione sicuramente di nuove competenze digitali, nuove competenze e anche nuovi strumenti, quindi degli investimenti dedicati. E qui abbiamo visto come la Camera di Commercio sostiene non solo la parte di conoscenza, ma anche la parte materiale che è fondamentale perché purtroppo il digital divide si colma con dei forti investimenti dal punto di vista economico. Però poi cosa sta succedendo d'altro che possiamo intercettare? Il primo è l'elemento della velocità. Cioè, una delle cose che sta accadendo nel nostro mondo è che tutto è estremamente veloce. L'abbiamo visto chiaramente con la velocità con cui il virus è andato in giro per il mondo, ma allo stesso modo andavano merci, persone e quindi chiaramente questo aspetto è un aspetto che va tenuto in considerazione. Noi siamo abituati a organizzare aziende lente. Lente per i processi che sono disegnati, per il livello di controlli, per le necessità di riflessione che abbiamo per scongiurare il rischio di commettere degli errori. Quindi da un lato abbiamo delle organizzazioni che nascono culturalmente, storicamente, con un approccio lento e riflessivo a fronte di un mondo che ci chiede invece sempre più velocità. Il secondo elemento è la disintermediazione, cioè l'accesso diretto ai mercati e ai servizi che chiaramente in questa fase si è molto accelerato, ma che abbiamo visto, quindi abbiamo un accesso ai servizi e-commerce che si è demoltiplicato e questa è sicuramente la ragione per cui la Camera di Commercio si preoccupa che le proprie aziende
del territorio siano in grado di fronteggiare questo tipo di approccio, ma disintermediazione anche legata al fatto che molte figure professionali rischiano di perdere di valore perché di fatto favorivano lungo i processi proprio l'intermediazione sia interna alle organizzazioni sia esterna nei confronti dei clienti, degli enti pubblici, di tutti i soggetti con cui le organizzazioni interagiscono. Un altro elemento importante che era già chiaramente visibile è il tema della consapevolezza, cioè rispetto alle generazioni passate sia le persone che lavorano sia i clienti, quindi l'essere umano nelle sue espressioni, era in grado di comparare, di scegliere, di dare, valorizzare quelli che erano gli aspetti principali del suo interesse. Quindi la capacità di comparazione ovviamente genera una maggiore conoscenza di quelli che sono gli elementi rilevanti dell'offerta del fornitore. E questo ci porta a un ultimo elemento che forse è quello fondamentale, che era già chiaramente visibile: organizzazioni chiamate a operare e ad essere più attente al cliente, quindi quelle cosiddette cliente-centriche, cioè in grado di mettere al centro dell'organizzazione il cliente. Quindi passiamo da fattori competitivi nuovi che se in passato erano basati sulla qualità del prodotto, oggi la qualità del prodotto è considerato un fattore intrinseco, nel senso che non è più pensabile mettere sul mercato qualcosa che non funzioni o non raggiunga lo scopo per il quale è stato disegnato o immaginato. Il passaggio che rende l'azienda competitiva è la capacità di gestire in modo efficace la customer experience. E questo porta a tre elementi importanti. Il primo è il cambiamento organizzativo. Le organizzazioni focalizzate sul prodotto sono molto attente a quello che accade al proprio interno e quindi disegnano processi che sono funzionali allo sviluppo di prodotti, ma molto meno invece funzionali alla comprensione di quelli che sono i bisogni dei clienti. Quindi il primo elemento fondamentale è l'investimento anche organizzativo nei confronti delle funzioni che sono a stretto contatto con i bisogni dei clienti e quindi che disegnano processi che rendono i clienti, rendono l'accesso, diciamo, ai nostri prodotti e ai nostri servizi più facili per i clienti. Il secondo è la rilevanza della tecnologia. Oggi non si può pensare di gestire la customer experience senza avere degli strumenti tecnologici adeguati a analizzare i dati, a predisporre delle piattaforme di e-commerce, a gestire processi informatizzati in modo da essere più veloci e quindi a rispondere a quelle che sono le dimensioni di cambiamento che vedevamo prima. Altro elemento sono le nuove competenze. Oggi legate a questi due primi elementi, per fare customer experience servono delle nuove competenze. Se prima il tema dell'ingegneria di prodotto era il tema rilevante dell'azienda e soprattutto del nostro territorio, forse abbiamo lasciato un po' indietro quelle che invece sono le competenze di gestione del rapporto col cliente, dalla comprensione del bisogno alla comparazione competitiva con gli altri player dello stesso mercato, alla capacità di stare intorno al cliente, di gestire le sue esigenze e non solamente le esigenze produttive e logistiche, che invece erano, come sappiamo molto bene, il punto di forza del territorio nel quale viviamo. Allora, che cosa succede? Succede che le organizzazioni, come tutti gli organismi, hanno una propria storia. E allora la storia delle organizzazioni, diciamo che possiamo strutturarla in quattro fasi fondamentali. Le organizzazioni cosiddette predatorie, quindi quelle organizzazioni iniziali, quei nuclei organizzativi che abbiamo, diciamo, conosciuto basati sulla forza, no? Quindi immaginate un po' quello che può essere il mondo medievale: intorno al castello dove c'era la forza si stringevano le persone che dovevano essere protette, no? Quindi la vista, diciamo, a breve sopravvivere, la forza, il comando come leve di gestione, la sopravvivenza come scopo e la produzione di poco per pochi, no? Quindi il primo passaggio storico delle organizzazioni è quelle che possiamo chiamare organizzazioni predatorie. Ho preso questo modello da Frédéric Laloux, che ha scritto questo libro che è molto interessante, che vi consiglio di leggere, che si intitola Reinventare le organizzazioni. Tra l'altro è tipo una abbastanza una favola organizzativa, quindi è
molto molto stimolante dal punto di vista della lettura. Il secondo passaggio nella storia organizzativa sono le organizzazioni gerarchiche, cioè le organizzazioni predatori presentano dei limiti, occorre organizzare le risorse attraverso che cosa? Due assi, il primo è quello della conoscenza, cioè poche persone sanno e gli altri eseguono. I ruoli cominciano a formalizzarsi, pensate alla struttura dell'esercito in cui i ruoli sono formalizzati, nel senso che a seconda dei gradi che ciascuno ha ci sono dei compiti, ma questo succede anche nelle aziende. Molto importante conformarsi, quindi aderire a determinate valori, cordate, e sapete quanto ancora oggi vediamo nelle nostre aziende la presenza di questo elemento, il ruolo come status, nel senso che il fatto di avere certi gradi piuttosto che altri consente certi diritti che invece altri tipi di ruoli non consentono, migliora però la capacità attraverso la gerarchia di produrre, nel senso che si razionalizzano un po' quelli che sono i processi operativi e quindi, pur non parlando ancora di processi, ma sicuramente cominciamo a parlare di quelli che sono, diciamo, le prime organizzazioni dell'inizio del Novecento, no? Poi gli esseri umani non si accontentano mai, per fortuna, e quindi nel non accontentarsi mai, che cosa nascono? Le organizzazioni che cominciano ad imparare come fare le cose meglio, quindi per come migliorare la propria produttività, la propria organizzazione, e quindi di fatto con le organizzazioni meccaniche nasce proprio il concetto di manager, cioè quel ruolo che è in grado di declinare gli obiettivi, di organizzare le risorse affinché si minimizzino le risorse necessarie per raggiungere un determinato scopo, e questo consente di valorizzare anche le competenze delle persone, quindi comincia a diventare rilevante il saper fare le attività, le specializzazioni, quindi il valore della competenza, si comincia a riconoscere il merito e soprattutto si ha una grande capacità di produrre molto per molti, no? Voi immaginate che questo modello di riferimento è il modello un po' delle multinazionali e quindi la capacità di anche di considerare il contesto esterno, di adattarsi a quello che è il contesto esterno, cosa che nelle organizzazioni precedenti non era affatto così. Se ricordate la frase storica della Ford, era: facciamo le forti tutte nere uguali per tutti, no? Quindi sostanzialmente c'era così tanta domanda che era, come dire, qualunque cosa producessi comunque poteva essere messa sul mercato. Le organizzazioni meccaniche cominciano ad imparare a lavorare in termini di produttività, no? E questa produttività e benessere chiaramente distribuito comincia a far emergere l'ultimo modello di organizzazione, le cosiddette organizzazioni umanistiche. Che tratti hanno? Cominciano ad includere la persona e gli stakeholder nell'ambito del proprio perimetro decisionale, quindi le organizzazioni umanistiche comprendono il valore delle persone e delle loro aspirazioni nel contesto organizzativo, quindi chiaramente la motivazione assume un peso maggiore, l'esterno e l'interno diventano un unicum, quindi sono molto più inclusive anche di clienti e fornitori, questo è un aspetto molto molto importante, vuol dire che lo scambio di influenzamento, uno scambio di influenzamento rilevante che assume rilevanza nella decisione che l'organizzazione prende, la responsabilità sociale e la sostenibilità diventano fatti concreti e le aziende sono guidate da un senso di appartenenza orientato ovviamente alla rappresentazione, all'adesione ai valori, no? Quindi qui siamo un po' al confine del nostro mondo, ma la storia non finisce qui, no? Quindi quando noi parliamo di organizzazioni che mutano e quindi di contesto digitale che ci fa riflettere su come siamo organizzati, uno degli elementi fondamentali da considerare è che ci sono molti autori che ritengono che i modelli organizzativi che vi ho presentato di fatto siano dei modelli eccessivamente burocratici per sostenere quelli che sono i bisogni reali del mercato, del contesto e le aspirazioni delle persone. E quindi Gary Hamel è uno degli autori più significativi da questo punto di vista, che ci dice appunto sostanzialmente sostiene che la burocrazia, cioè i manager esistano per mantenere se stessi, in realtà non producono alcun tipo di valore. Questa ovviamente è una posizione estrema, come spesso hanno gli autori, ma va interpretata proprio alla luce di quello che stiamo vivendo in questo momento, no? Per passare
a dei modelli di organizzazione che ci consentono di valorizzare concretamente quello che è il contributo individuale attraverso la valorizzazione del proposito positivo del singolo, quindi l'idea che le persone lavorino per produrre, per ottenere successo per sé e per la propria azienda, attraverso la diffusione delle informazioni per fare in modo che le persone possano prendere delle decisioni che sono coerenti con quelle che sono le aspirazioni organizzative, che le persone possano organizzarsi in modo autonomo, più fluido, in assenza di ruoli gerarchici, ma non di leadership evidentemente, e che si assumano la piena responsabilità dei risultati, e che l'errore non sia da sanzionare, ma sia veramente un'opportunità di apprendimento, perché sono organizzazioni che sono basate sulla sperimentazione. Allora, perché vi sto raccontando tutto questo? Perché se fino a febbraio del 2020 i sogni delle organizzazioni, diciamo, umanistiche o evolutive erano un po' sogni nel cassetto di alcuni autori che riflettevano in modo, come dire, teorico, oggi siamo di fronte a una situazione nella quale cominciamo a provare alcune cose. Quindi, se il virus è stato un distruttore di vite e sicuramente anche di certezze, però indubbiamente è stato anche un acceleratore di cambiamento. Cioè, oggi noi sappiamo che cosa che non avremmo mai immaginato, che vediamo nelle aziende piemontesi tutti i giorni, è il fatto che sono veramente le persone che fanno la differenza. Cioè, quello che consentirà alle aziende di sopravvivere sono le persone che sono all'interno. Indubbiamente il profilo finanziario, il profilo economico, il portafoglio clienti, la qualità dei prodotti, la capacità di deliverare ciò che si promette, sicuramente sono elementi fondamentali. Ma tutto questo, se non è, diciamo, sostenuto e condito e da una reale capacità delle persone, è totalmente inutile, nel senso che messo in mano questo patrimonio di aziendale in mano a chi non sa che cosa sta facendo, facilmente distrugge anche tutto quello che c'è. E quindi la gestione delle risorse umane è stata veramente stravolta. Prima la dottoressa raccontava, mi faceva sorridere, diceva: non abbiamo mai interrotto il servizio. I clienti, diciamo, le aziende piemontesi della provincia di Torino hanno avuto bisogno di noi, e quindi abbiamo scoperto che intanto il lavoro da casa è possibile. Io non so in quante delle vostre aziende la sperimentazione del lavoro da casa fosse nelle sue varie declinazioni, adesso non entro nel merito delle declinazioni tecniche, ma fosse possibile, sicuramente la Camera di Commercio credo di no. Tutte queste regole rassicuranti, il timbrare, andare in mensa, l'orario di lavoro, il collega della scrivania accanto, cioè tutto il capo vicino, tutta una serie di elementi sono completamente saltati. Quindi l'autonomia è stata gestita a tutti i livelli organizzativi. Le aziende si sono straordinariamente dimostrate più vicine che mai ai dipendenti, facendo riunioni online. L'altro giorno ho parlato con Peroni, che ha mandato, non so, la cassa di birra fresca a casa dei dipendenti per fargli capire che anche se erano a casa, comunque l'azienda pensava loro, e cose piccole e cose grandi, però forse non sono veramente mai state così vicine ai dipendenti come in questa fase. Sicuramente la gerarchia ha assunto un minore significato, in quanto le persone erano costrette anche a volte a prendere delle decisioni per impossibilità di raggiungere direttamente il proprio responsabile, come magari in passato avevano fatto, o utilizzare magari delle procedure approvative che non erano di facile accesso esterno, no? E quindi si sono un po' arrangiati, no? Quindi si sono confrontati in modo più sporadico, in modo meno profondo, e comunque la quantità di controlli affidati alla gerarchia sicuramente si è ridotta. E quindi la gerarchia in qualche misura ha perso di significato a favore invece della competenza. Si è scoperto che la tecnologia non è una chance, ma è l'unica possibilità. E quindi coloro i quali chiedevano magari di fare il corso sulla piattaforma di collaboration, il corso se lo sono fatto da soli, passando magari qualche notte o qualche pomeriggio a cercare su internet come si utilizzava Teams piuttosto che Zoom, a scegliere la piattaforma migliore. Quindi si è scoperto che l'unica possibilità di essere collegati col mondo era la tecnologia, e quindi in questo abbiamo fatto un passo avanti veramente rilevante. E poi abbiamo scoperto che forse i clienti hanno bisogno di noi in un modo nuovo, che non è solo una transazione di tipo economico-finanziario, ma hanno bisogno di noi perché sentono un bisogno nuovo di relazione, di rassicurazione, di comprensione di quelli che sono
i bisogni profondi. Quindi da questo possiamo trarre alcune comprensioni rispetto a come orientare l'organizzazione del futuro. Ne ho intercettate tre che ho anche cercato molto di semplificare per non mettere troppi elementi sul piatto, però sicuramente le tre sono la definizione di nuovi modelli organizzativi che ci mettano al riparo dai rischi che abbiamo corso e che stiamo correndo, la necessità di ripensare alle strategie e alle politiche di gestione del personale. Non possiamo più tornare in azienda, tornare nella pubblica amministrazione, al Comune di Torino, alla Camera di Commercio, all'ASL, pensando che le cose possono essere quelle di prima. Quindi tutti siamo sfidati nel pensare un nuovo ruolo delle persone all'interno dell'organizzazione e anche evidentemente poi di ridefinizione del ruolo manageriale, laddove la gestione gerarchica, diciamo, come abbiamo visto, ha anche un po' prestato il fianco rispetto anche potenzialmente ai rischi e alla velocità che è stata necessaria assumere, e quindi forse bisogna ripensare anche ai capi a che cosa fargli fare. In particolare per quanto riguarda l'organizzazione, la mia idea è che gli elementi fondamentali siano tre: essere più aperti a livello organizzativo a costruire le soluzioni intorno al cliente. Parlo di design thinking, quindi la capacità di disegnare prodotti e processi a diretto contatto col cliente, consultandoli e costruendo con loro, che siano clienti B2B, quindi business, ma anche clienti B2C. Quindi la cosa importante è pensare, avere, come dire, come convitato di pietra costante all'interno dell'organizzazione, quando si definisce un modello organizzativo, anche cliente. Cioè pensare sempre che l'organizzazione non risponde a quello che è il bisogno interno di rassicurazione organizzativa delle persone che ci lavorano, ma anche di soluzione per il cliente. Un secondo elemento fondamentale è depotenziare le gerarchie attraverso i processi, per esempio, quindi disegnando meno organigrammi e avendo più chiari i processi e i responsabili di questi processi, e come sviluppare la collaborazione all'interno dell'organizzazione attraverso i processi e anche i progetti, cioè pensare che il cliente è un progetto dell'organizzazione e non è qualcuno che subisce quella che è il modello organizzativo che abbiamo definito. Un terzo elemento fondamentale per ridurre i rischi è comunicare ed informare. Le aziende che hanno corso i maggiori pericoli in questa fase sono quelle in cui l'informazione e la comunicazione era più scarsa al proprio interno, e quindi le persone non avevano gli elementi per poter assumere le decisioni che invece la condizione contingente li obbligava a prendere. Per quanto riguarda il ripensamento, il restart rispetto alle persone, occorre certamente ripensare al ruolo delle persone, quindi alle strategie e alle politiche del personale. Intanto il primo elemento fondamentale è che il valore umano è insostituibile sia dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, perché comunque anche solo scegliere, l'abbiamo visto noi come praxi, nel momento in cui abbiamo dovuto scegliere quale piattaforma di formazione adottare, è stato veramente indispensabile integrare e valorizzare le competenze più sofisticate che abbiamo al nostro interno, che abitualmente mettiamo a disposizione dei clienti. Quindi la capacità di valorizzare ogni competenza presente all'interno dell'organizzazione, e devo dire che se non lo si fa, il rischio è quello veramente di depauperare anche l'organizzazione di possibilità. Un altro aspetto fondamentale è definire nuovi assetti di merito e di riconoscimento. Parlavo l'altro giorno con una nota azienda italiana di cui non posso far riferimento perché direi che è un pezzo unico, e mi dicevano che da loro uno dei valori centrali è la presenza delle persone al lavoro, quindi il fatto di lavorare dalle 8 del mattino alle 10, alle 11 di sera, stando presenti in azienda, è un fattore di merito e di riconoscimento personale. Ecco, questo non può più essere un assetto, se le persone sono a casa, non sono presenti in azienda in quel momento, bisogna trovare dei nuovi elementi per valorizzare e riconoscere il contributo che realmente danno allo sviluppo dell'azienda. L'altro aspetto fondamentale è che l'ambiente organizzativo è un ambiente di allenamento continuo e di espressione dell'individuo, quindi dalla capacità di integrare la diversità, non solo di genere o di diversity management in senso della letteratura, ma proprio della capacità di favorire l'espressione di ciascuno, perché abbiamo visto che ognuno nella fase del Covid è stato in grado di dare
veramente dei contributi importanti, bisogna renderlo sistema. E quindi la capacità di riunire trasversalmente le persone, di farle esprimere, di creare ambienti di allenamento in cui le persone possono provare, sperimentare nuove modalità per fare le cose. E un altro aspetto fondamentale che abbiamo visto, e questo è forse uno dei rischi peggiori che stiamo correndo, è l'incapacità di conoscere le reali competenze tecniche e comportamentali dei propri collaboratori per riuscire ad avere la certezza che si possano esprimere in questo contesto di autonomia in modo efficace, non solamente perché lo devono fare perché nessuno li guida, no? Quindi questo elemento è veramente un elemento importante, no? Quindi la capacità di riconoscere e valorizzare le competenze e quindi sapere anche quelle che mi servono, chiaramente, no? E l'ultimo tema è la capacità di sapere che cosa me ne faccio dei capi. Io credo che oggi i collaboratori non vogliono tornare in azienda mediamente, cioè le persone vorrebbero continuare a fare smart working e magari anche in modo più regolato, evidentemente meno tranchant di come è avvenuto nella fase in cui abbiamo vissuto nei mesi di marzo, di aprile e di maggio. Però il ruolo manageriale rimane secondo me fondamentale, soprattutto nell'esercizio della leadership, in termini di capacità di lungimiranza e quindi non finire travolti da quella che è la trasformazione digitale, ma riuscire veramente a raccoglierla e anticiparne l'applicazione, l'uso, il vantaggio che si può ottenere all'interno dell'azienda. Il secondo aspetto è la capacità del manager e del leader di integrare l'organizzazione a 360 gradi sia all'interno che all'esterno, quindi di riuscire a rendere, diciamo, l'azienda parte di un sistema, ma anche di integrare il proprio team. Abbiamo fatto tantissime attività di formazione sul virtual management, sulla gestione dei collaboratori a distanza, perché ci siamo resi conto che i capi erano impreparati a tenere insieme le persone se non le avevano in ufficio, nelle stanze intorno a sé, e anche le persone delle diverse funzioni, perché comunque l'organizzazione oggi è ancora molto funzionale, quindi per materia. Abbiamo bisogno che le persone lavorino per processo e che quindi i capi integrino i processi e le persone lungo l'azienda, sia all'interno ma anche verso l'esterno, verso i fornitori, verso i clienti. E l'ultimo è la capacità di generare senso, perché comunque in questo momento un po' di smarrimento ce l'abbiamo, non capiamo che cosa sta succedendo, e forse un grande sforzo che i capi devono fare è proprio quello di riuscire a spiegare alle persone qual è il senso di tutto questo, perché vale la pena di continuare ad impegnarsi e lavorare per evitare che le persone costruiscano un senso autonomo che magari è in contrasto con quella che è la visione dell'organizzazione. Concludo con una frase dicendo che quello che bisogna sempre che ci ricordiamo che quello che accade ai nostri dipendenti è esattamente quello che accade ai nostri clienti. Più abbiamo dipendenti contenti, appassionati, preparati, attenti al risultato, allo stesso modo avremo clienti, soprattutto nel mondo digitale, coerenti con quelle che sono le nostre aspettative. Più avremo persone invece in difficoltà, più avremo clienti che si allontanano da noi. E quindi credo che la gestione delle risorse umane nel mondo che si sta trasformando debba essere veramente il primo punto nell'agenda degli amministratori delegati, delle aziende, dei proprietari, dei manager delle aziende del nostro territorio. Io vi ringrazio e mi spero di avervi dato qualche stimolo che vi consenta di riflettere sul futuro delle vostre organizzazioni. Grazie, grazie dottoressa. Cedo la parola all'avvocato Monari. Scusa, proprio in più del fatto della dottoressa Castellani, io la voglio ricordare moltissimo, perché ovviamente ho detto delle cose che condivido non al 100%, al 1000%. E effettivamente tutto quanto ha detto, tutto quello che ci ha descritto è quello che abbiamo vissuto, stiamo vivendo, stiamo sperimentando, e io penso che appunto da esperienze come la sua non potremo che trarre giovamento e forza per poter continuare su una strada che forse il tempo avrebbe tracciato nella stessa maniera, ma con tempi molto più lunghi. Assolutamente, sono d'accordo. Cioè, però questa grande tragedia che si è abbattuta su di noi e che in una maniera o nell'altra ha colpito tutti noi, ci ha portato anche
una cosa che io ritengo molto buona, perché comunque in qualsiasi caso parliamo di consapevolezza, parliamo di autonomia anche obbligata, va bene, per alcuni sarà stata forzata, c'è chi sente la necessità fisica di tornare in ufficio perché si sente in qualche maniera più protetto, forse, meno responsabilizzato, forse. Ma forse anche meno sballottato. In questo momento sono in ufficio perché mi sento, diciamo, più una ricerca di normalità in qualche modo, anche se ci sono solo io. Ecco, può anche essere, lì dipende da tante situazioni, diciamo che si sono appalesate le situazioni più diverse, più varie, certo, e più articolate, certo, però si è aperto un nuovo mondo, che se siamo, passatemi l'espressione, furbi, ma furbi nel senso di consapevoli del fatto che il tempo passa, le cose cambiano e noi dobbiamo cambiare con quello che sta succedendo, appunto non torneremo indietro ma andremo avanti. E andremo avanti con queste nuove modalità, con questi nuovi strumenti che il destino ci ha portato, magari in una maniera un po' violenta. Certo. Dottoressa, io direi che la ringrazio. Siamo tantissimo e la liberiamo anche perché non vedo domande e quindi di conseguenza non ci resta che ringraziarla infinitamente per quanto ci ha detto e per la sua presenza. Grazie. Grazie, mi trattengo qualche minuto con voi e poi insomma poi dovrò lasciarvi. Grazie infinite. Grazie mille. Allora, lasciamo la parola all'avvocato Monari, che ringrazio tanto. A te, Neva, grazie. Sì, buongiorno. Provo ad entrare a condividere lo schermo. Vediamo un attimo. Tanto mi sentite, vero? Sì, 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 ti sentiamo. Ok, vediamo, aspetta a condividere un attimo. Allora, condividi desktop. Ok, lo vedo, benissimo. Vedi, modalità schermo intero. Perfetto, Neva. Oramai, ormai sei stiamo specializzando. Esatto. Sì, io continuo a vedere pessima qualità di rete, ma credo non che sia. Non ti preoccupare, si vede. Esatto. Allora, grazie. Intanto buongiorno a tutti. Grazie a Camera per queste, Camera e Laboratorio Chimico per questi seminari. Ho imparato anch'io, è stato molto interessante per me la relazione precedente, perché diciamo esce un po' fuori dal tecnicismo con i quali noi ci confrontiamo, e ha dato uno spaccato un po' in generale dove mi sono sentita parte assolutamente. Mi sono chiesta se per caso, cioè queste problematiche le abbiamo vissute anche noi in prima persona. In effetti la sfida è veramente una sfida questa che ci aspetta, credo che di tutti i lavori, anche il nostro, che è un lavoro diciamo più intellettuale eccetera, dovremo rivedere, ci saranno parecchie cose da rivedere, da rimettere in discussione. Noi entriamo invece con la mia relazione, entriamo in una parte più operativa, meno di concetto, di strategica, ma più tecnica, che è proprio la problematica relativa alla sicurezza del lavoro durante questo periodo qui emergenziale, perché voi sapete, vi sono stati, credo che tutti noi abbiamo visto la grande proliferazione di decreti, di regolamenti, dei vari DPCM, credo che tutti li abbiamo imparati a conoscere, dove via via sono stati introdotti tutta una serie di, diciamo, di commi, articoli, protocolli relativi alle modalità con le quali operare nell'ambito delle attività produttive, delle attività di lavorative, al fine di evitare ovviamente il contagio con il noto virus oramai del Covid, e questi hanno aperto per certi aspetti, questi decreti, questa problematica, ha aperto anche delle riflessioni su nuovi profili di responsabilità. Noi siamo in uno stato e siamo tra l'altro in una regione, in una città che storicamente
ha molto, diciamo, investito in chiavi di prevenzione nel mondo della sicurezza del lavoro. C'è una forte sensibilità, credo che la regione Piemonte, in particolare la provincia di Torino, sia tra le province più, cioè, come organi appunto regionali e territoriali, siano tra gli organi maggiormente, diciamo storicamente maggiormente interessati e, diciamo, competenti anche sotto questo profilo, e si è ragionato in chiave di prevenzione già molti anni fa, quando di prevenzione non se ne parlava. Quindi questa nuova legislazione di emergenza legata alle problematiche del Covid in realtà porta avanti questa concettualità di prevenzione per la sicurezza, per garantire la sicurezza del lavoro. Allora, partiamo da un articolo che credo che chi è addetto ai lavori conosca bene. È un articolo, come vedete, tratto dal codice civile. Il codice civile ha dei titoli, ha un titolo che si chiama dell'impresa, dove vi sono una serie di definizioni dell'impresa, dell'imprenditore, che fissa, diciamo, un criterio sulla base del quale, diciamo, si è sviluppata tutta la legislazione successiva, che è quella che noi definiamo la posizione di garanzia del datore di lavoro. Questo, essendo nel codice civile, è un istituto di natura contrattuale, ovviamente, che opera, esatto, una presunzione di responsabilità del datore di lavoro. Vedete, cioè, un obbligo dell'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Vedete, è un'obbligazione di risultato, no? Cioè, ci dice: devi fare tutto quello che puoi per garantire la, diciamo, secondo la peculiarità del tuo lavoro, per tutelare l'integrità fisica e morale del tuo dipendente. Quindi è quasi, anticipa di molto questo articolo del codice civile il documento di valutazione dei rischi che ben conosciamo nell'ambito del decreto 81 relativo appunto alla sicurezza del lavoro. Ed è la norma a cui assolutamente fare riferimento. Allora, la domanda è, parlando del Covid, quali sono le misure che occorre adottare a tutela del lavoratore, a tutela della sicurezza del lavoratore? Qua si apre un tema che è stato lungo dibattuto e che ha soluzioni contrastanti a secondo della... Gli avvocati sono specialisti a dire che non c'è... ci sono posizioni interpretative diverse. Ci sono due posizioni che possono essere, diciamo, che sono contrapposte, perché nel momento in cui noi consideriamo il Covid come un rischio per la popolazione, un rischio generico per la popolazione e non un rischio di una singola attività d'impresa, credo che sia un rischio generico per la popolazione, credo che su questo vi sia comunque consenso, vi sono, vedete, una serie di misure generiche che devono essere adottate per tutta la popolazione, e che appunto adesso andremo a vederlo, un protocollo che è stato condiviso tra i vari, diciamo, soggetti che operano, i vari ministeri, le parti sociali, eccetera. E poi, ovviamente, sulla base di questo, vi sono poi delle misure specifiche per i lavoratori nell'ambito delle specifiche attività produttive. Quindi sono delle misure specifiche che devono essere oggetto di una specifica valutazione del rischio. Allora, andiamo alle norme di riferimento, alle norme di riferimento emergenziali, e in particolare occorre considerare il DPCM dell'11 giugno del 2020, dove nell'ambito di questo DPCM sono stati individuati ed è definito questo un protocollo condiviso per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus. Questo, vedete quanti sono i soggetti che hanno fatto parte di questo protocollo. Vedete, invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Economia, del Lavoro, delle Politiche, dello Sviluppo, della Salute, le parti sociali e le attività imprenditoriali, le organizzazioni datoriali e sindacali. Quindi è stato condiviso un protocollo, chiamiamolo così, generico per il contenimento della diffusione del virus.
Questo perché, come dicevamo prima, perché il virus viene inteso come un pericolo per tutta la popolazione e non un rischio specifico per un'attività piuttosto che un'altra. Questo è dichiarato espressamente in questo protocollo, vedete la parte che abbiamo sottolineato che cita il protocollo, il Covid rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione e di qui quindi e non al quale, come abbiamo detto, dovranno essere affiancate valutazioni del rischio specifiche per le singole attività imprenditoriali. Quindi, cosa possiamo trarre come conseguenza? Perché tutti noi e tutte le imprese, tutte le attività imprenditoriali, anche dalle più piccoline alle più importanti, ovviamente la forte preoccupazione che c'è stata nel nostro Stato, che come abbiamo detto è uno Stato molto sensibile alla tutela dei lavoratori e della sicurezza del lavoro, è la valutazione del rischio. Cosa succede se non seguo queste misure? Quali sanzioni posso essere assoggettato? Chi può venirmi a fare queste sanzioni? Allora, dovrebbe essere pacifico, diciamo, la posizione interpretativa che sembra più condivisa anche da parte delle autorità, dalle procure, che sono le autorità ovviamente di riferimento dal punto di vista sanzionatorio, è che l'inosservanza delle misure prescritte dal protocollo condiviso non configura una violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, quindi non configura delle violazioni di carattere penale. Perché? Perché abbiamo detto un rischio per tutta la popolazione, che si applica anche alle aziende, ma è un rischio per tutta la popolazione. L'inosservanza di queste misure cosa comporta? L'applicazione delle sanzioni specifiche previste dal decreto legge 19 del 2020 e quindi dalla legislazione emergenziale che adesso vedremo. Vedete, e queste sono le violazioni previste dal decreto 19 del 2020, dove abbiamo, diciamo, sono previste ovviamente una serie di casistiche che noi non abbiamo potuto ovviamente per la sede esemplificare, possiamo dire genericamente che la violazione del protocollo, delle misure previste dal protocollo condiviso può determinare l'applicazione di misure di sanzioni amministrative da 400 a 1000 euro, in alcuni casi può determinare la chiusura dell'attività, una chiusura provvisoria fino a 5 giorni a fini cautelari. Gli organi di vigilanza, ecco, qua c'è una differenza rispetto alla legislazione non emergenziale, la vedremo, ma possono, cioè l'autorità che effettua la verifica, quindi presso un punto vendita, un ristoratore, un bar, un parrucchiere, insomma le attività che stanno aprendo, cioè se non vengono adottate queste misure l'autorità non può imporre, ma proprio perché siamo in una legislazione di emergenziale, non può imporre misure, diciamo, prescrittive di adeguamento, cosa che invece è prescritta nella normalità, vedremo, l'autorità viene e ti dice non va bene così, adotta misure differenti e poi solo successivamente possono poi essere applicate delle sanzioni. In questo caso invece siamo in un'ipotesi inversa, cioè l'autorità impone delle sanzioni, prescrive delle sanzioni, ma non può dare delle prescrizioni su misure di adeguamento. Il procedimento di contestazione delle sanzioni segue, adesso al di là del numero della legge, che è la 689 dell'81, segue, possiamo dire, la procedura ordinaria per cui viene effettuata la contestazione, la parte può ovviamente opporsi, insomma tutta la procedura difensiva e garantista. L'autorità competente davanti alla quale andare eventualmente a discutere sull'applicazione delle sanzioni è il prefetto, che ricordo che è l'organo di governo territoriale, quindi è stato individuato il soggetto che sul territorio rappresenta l'autorità centrale, l'attività governativa. Tra l'altro il prefetto ha avuto un ruolo molto importante in questo periodo emergenziale, credo che tutti ricordiate i prefetti che era l'autorità legittimata alla quale dovevano essere presentate le domande per valutare la possibilità di continuare o meno l'attività, i codici Ateco, eccetera. Quindi è stata un'autorità centrale in questa situazione emergenziale, che si può avvalere ovviamente sia delle ALS che sia dell'INAIL per quanto concerne. Quindi una procedura di contestazione, abbiamo parlato di violazione del protocollo condiviso, però
però purtroppo è un'abitudine che il nostro legislatore ha sia nelle fasi ordinarie sia nelle fasi emergenziali, fortemente voluta da alcune, diciamo, sempre voluta, diciamo, come clausola di salvaguardia, perché tutte le sanzioni amministrative, quelle che abbiamo visto prima, scusate, torno indietro, dove si parla di sanzioni amministrative da 400 a 1000 euro, tutte queste sanzioni sono costruite con sempre salvo che il fatto costituisce reato. Quindi, se il fatto che è stato contestato dall'autorità che viene nel punto vendita, che viene nel ristorante, costituisce una violazione del protocollo condiviso, ma costituisce anche, può costituire contemporaneamente anche una violazione del decreto 81, cioè la valutazione, quindi diciamo la norma principe nel nostro Stato per quanto riguarda i presidi posti per la sicurezza del lavoro, si applica il decreto legislativo 81 del 2008, almeno questa è la posizione che è stata condivisa da moltissime procure in Italia e che ha portato anche una serie di comunicazioni fatte alle autorità territoriali. Quindi il concetto è violazione del protocollo condiviso in linea di massima, viene, quindi vedremo, non so, i vari sacchetti, per dire che sono andato al parrucchiere, il parrucchiere mi ha messo il sacchetto per la borsa, prima di la mia borsa è stata posizionata in un sacchetto di plastica all'interno per evitare una possibile diffusione del virus portato dalla mia borsa all'interno del locale. Violazione del protocollo condiviso. Ma se la violazione specifica è posta anche a tutela della sicurezza del lavoro, si applica all'81. Quindi, purtroppo scivoliamo in una sanzione di carattere penale, perché la maggior parte delle violazioni previste dal decreto 81 sono violazioni di carattere penale, sono penalmente sanzionate, e se è prevista, diciamo, entriamo in una procedura più facilitata, perché pur essendo penale il legislatore, ma il legislatore del 2008, quindi diciamo parliamo di parecchi anni fa, oramai, esatto, il legislatore ha previsto la possibilità, ha premiato la possibilità, diciamo ha premiato la regolarizzazione, l'adempimento alle prescrizioni relative alla sicurezza, per cui viene effettuata una violazione di carattere, una contestazione, una prima contestazione che è penalmente sanzionata e per la quale viene data la comunicazione alla Procura della Repubblica. Quindi facciamo l'esempio, poi vedremo specifico quello delle mascherine, no? Viene fatta la comunicazione della notizia di reato alla procura, l'autorità, l'ANS, che si reca sul punto vendita, effettua l'accertamento, verifica l'assenza di, vedremo, una mascherina, può fa la contestazione e prescrive l'utilizzo delle mascherine, dice no, questo non va bene, tu devono essere utilizzate, per dire, un certo tipo di mascherine. Il soggetto, il contravventore, se regolarizza nei termini prescritti, può pagare una sanzione in termini di 30 giorni dopo aver regolarizzato, per quello che dico sì, è privilegiato, il legislatore ha voluto privilegiare l'adempimento, cioè la sicurezza, quindi il concetto è io ti faccio la contestazione, ma se tu adempi alla contestazione, quindi adotti le misure di prevenzione richieste, il procedimento penale verrà archiviato e ti faccio soltanto una sanzione amministrativa. Quindi un doppio binario, diciamo, viene fatta la contestazione alla procura, ma può essere definito in via amministrativa se vi è l'adempimento. Quindi questo è l'esempio, credo che sia più pertinente per tutti, che sono le mascherine. Allora, l'utilizzo delle mascherine è previsto dal protocollo condiviso, però noi sappiamo, credo che tutti sappiano, che il decreto legislativo 81 prescrive che i lavoratori devono essere muniti di dispositivi di protezione individuale quando vi è un certo tipo di rischio, cioè sulla base della valutazione del rischio effettuato per la singola attività. Quindi l'omessa fornitura ai dipendenti delle mascherine costituisce reato, nel senso che può essere, ovviamente, come dico, attenzione, sulla base del rischio valutato dalle singole attività lavorative. Cosa significa questo? Che nel caso in cui venga effettuato un rilievo da parte dell'autorità, l'autorità rilevi
che non sono presenti delle mascherine, ad esempio le mascherine chirurgiche, ecco, è accaduto ad un cliente proprio la scorsa settimana, per cui l'autorità si è recata presso un'attività di lavorazione carni, ha verificato che i dipendenti erano muniti di mascherine non chirurgiche, ma di mascherine per la popolazione, quelle diciamo, quelle lavabili, quelle che non hanno certi requisiti, non hanno i requisiti previsti dalla norma, ha effettuato una prescrizione, diciamo per imponendogli la regolarizzazione, imponendo la regolarizzazione, quindi l'adozione di mascherine chirurgiche che hanno una capacità ovviamente filtrante, è stata mandata la denuncia alla Procura della Repubblica, ma nel momento in cui è stata effettuata, verrà effettuata, perché è appena successo, la regolarizzazione, quindi le mascherine verranno acquisite, i lavoratori saranno muniti di mascherine idonee al tipo di rischio, perché questo è, come dicevamo, un'attività di lavorazione carne, quindi un'attività per la quale era stato valutato un rischio specifico e quindi la necessità di utilizzare delle mascherine con una certa capacità filtrante, verrà, diciamo, la procedura si chiuderà e verrà applicata poi una sanzione di carattere amministrativo. Solo un inciso, perché anche se se ne parlerà credo successivamente, nell'intervento successivo ancora delle mascherine, rilevo soltanto che i lavoratori per definizione devono avere dei dispositivi di protezione individuale che sono disciplinati da un regolamento comunitario, che sono richiesti obbligatoriamente dal decreto 81. Solo in via, diciamo, emergenziale, solo fino al perdurare dello stato di emergenza, quindi 31 luglio oggi, probabile che venga rinviato, le mascherine chirurgiche possono essere eccezionalmente considerate e utilizzate dai lavoratori. Quindi attenzione, perché siamo alla fine del periodo di autorizzazione, quello che andava bene fino ad adesso, quello che sta andando bene fino adesso, quindi al 31 luglio, non è detto che andrà bene poi più avanti, o comunque bisognerà monitorare. Ovviamente questi sono i reati che possono essere contestati, omicidio colposo, ok, noi lo mettiamo perché quando si parla di sicurezza sul lavoro purtroppo si deve parlare anche di questo. A volte, diciamo, uno dei reati più ipotizzabili, oltre alla violazione specifica dell'assenza della misura preventiva del dispositivo medico che abbiamo visto, potrebbe essere la lesione personale, una persona che si ammala ovviamente all'interno di un'attività lavorativa. Ma diciamo, apriamo una tematica molto, molto complessa. Un ultimo punto vi vorrei, diciamo, evidenziare, che è quello che è una domanda che tutti fanno e tutti ci facciamo, anche noi all'interno della nostra attività di impresa, cioè il rispettare le misure esime da responsabilità. Questo è un tema molto delicato, il nostro legislatore non sempre adotta dei provvedimenti coerenti, è interessante a questi fini, purtroppo no, la risposta è, però diciamo qualche passo avanti è stato fatto, vi ho citato l'articolo 29 bis del decreto, di uno dei decreti emergenziali, che sono gli obblighi dei datori di lavoro per la tutela appunto del rischio contro il contagio, vedete, che dice: i lavori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di quell'articolo 2087, che è il primo che abbiamo visto, la posizione di garanzia, dove si dice che il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie al fine di tutelare la salute del lavoratore, quindi adempiono, cioè quindi significa adempiere alle proprie, diciamo, obbligazioni di garanzia mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso per il contenimento delle misure di diffusione, nonché degli altri protocolli e delle linee guida di quell'articolo. Quindi il legislatore con il 2020 ci dice che c'è un adempimento se io adempio tutte le prescrizioni. Sempre la normativa emergenziale ci dice anche che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti, protocolli e delle linee guida idonee a prevenire, in assenza troveranno applicazione i protocolli regionali. Quindi, voglio dire, è fissato intanto un obbligo generale di rispetto dei protocolli
E questo certamente è un primo passaggio, perché il legislatore ci dice adempie l'obbligo di garanzia, quindi diciamo è una prova della nostra, della diligenza del datore di lavoro. Purtroppo non c'è un'esenzione automatica della responsabilità, perché abbiamo visto che i protocolli sono delle misure generiche di tutela della popolazione, non sono delle misure specifiche dettate per l'adozione del rischio sulla singola protezione, perché il datore di lavoro, abbiamo visto, deve adottare una valutazione di rischi più specifica, che abbiamo visto poter essere sanzionata, penalmente sanzionata. Diciamo che può essere, diciamo, è stata comunque un'apertura da parte del nostro legislatore, perché purtroppo nell'ambito della nostra, diciamo, legislazione, ben difficilmente il nostro legislatore individua delle misure che, se adottate, possono mandare il datore di lavoro esente da responsabilità. E quindi, seppure oggi ancora così, un primo passo in avanti sicuramente è stato fatto. Io questo credo che sia, sì, chiudo velocemente, perché sì, citiamo ancora il laboratorio condiviso, e questa è una, diciamo, una slide riassuntiva, esatto, dove abbiamo da un lato questo articolo, dove c'è un'esenzione di responsabilità soltanto sull'adozione dei protocolli, mentre invece una disciplina ordinaria, che ovviamente è differente, perché non prevede questo tipo di esenzione di responsabilità per l'adozione per l'osservanza delle norme tecniche legate a certe specificità. Io avrei finito, scusate, ho chiuso un po' in fretta perché avevo il timore di essere un po' in ritardo. Spero di non aver sforato troppo. Grazie. Spero che sia tutto chiaro. Perfetto. Esatto. Adesso ci diamo la parola quindi al collega del laboratorio chimico, Italo Bevione. Ovviamente, se ci sono delle domande, invitiamo i partecipanti a scriverci in chat. Grazie a tutti. Adesso cedo la parola al collega Italo Bevione. Mettiamo soltanto le slide per una questione proprio di evitare appunto che ci siano problemi con i rallentamenti. Prego, Italo. Grazie, buongiorno a tutti. Ok, adesso vediamo le slide. Noi affronteremo oggi come devono essere gestite le attività nel specifico nel settore alimentare. Come premessa, le indicazioni che verranno date saranno di carattere generale e saranno fornite dei criteri guida di cui dovrete tener conto per l'applicazione nelle singole situazioni. Quindi ogni singola organizzazione deve individuare le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e redigere procedure o istruzioni operative per mettere in atto le misure per prevenire o ridurre il contagio del Covid nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli e nelle linee guida nazionali e o locali. Il settore alimentare, fortunatamente, già nella normalità, deve rispettare da parecchi anni obbligatoriamente norme specifiche di igiene personale e di igiene degli alimenti, oltre a quelle che sono le norme relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Quindi è importante verificare che verifichiate se le procedure che state adottando sono in accordo con le linee guida nazionali o locali, e quindi dovrete eventualmente aggiornarle con le nuove linee guida. Nell'attuale situazione di persistente circolazione del virus, l'intero settore alimentare deve essere considerato un contesto a rischio medio-alto di aggregazione, in quanto nei locali si concretizzano alcune condizioni che richiedono l'adozione di misure e contenimento del contagio particolarmente attente. Di seguito andremo a vedere alcune di queste condizioni che aumentano il rischio di contagio o diffusione. Primo, il tempo di permanenza nei locali amplifica la possibilità di contagio. È stato calcolato che il rischio aumenta quando il contatto è ravvicinato, quindi è inferiore ad un metro, è prolungato per oltre 15 minuti, oppure il contatto è di tipo ripetuto e continuativo, tale da aumentare il tempo complessivo di esposizione. Altro punto particolare è la turnazione della clientela, che aumenta la potenziale contaminazione di superfici e oggetti presenti nei locali di vendita o di somministrazione, comprese le aree esterne, quindi i dehors dei bar o ristoranti.
In molti locali è difficile garantire adeguate condizioni di ricambio d'aria naturale o a ventilazione meccanica, specie in quei locali che sono confinate come servizi igienici, dispense, magazzini, eccetera. Inoltre nel settore della ristorazione, quindi dove vengono somministrati alimenti e bevande, c'è l'impossibilità di garantire l'utilizzo continuo della mascherina. Chiaramente in questi locali la pratica del distanziamento fisico assume una particolare rilevanza. Inoltre il consumo di alimenti e bevande determina inevitabilmente la ripetuta esposizione al viso, di mani, oggetti e alimenti sui quali potrebbero essere presenti il virus. Inoltre, forse quello più importante, è che ogni cliente deve essere considerato come potenzialmente infetto, in quanto le persone possono essere contagiose 48 ore prima dell'inizio della comparsa dei sintomi. Parliamo ora un attimino velocemente di questo SARS-CoV-2, il coronavirus causa malattie respiratorie dal semplice raffreddore a sindromi respiratorie gravi. È stato, come sappiamo benissimo, segnalato in Cina. La malattia si chiama Covid-19. Le conoscenze del virus e della malattia sono in continua evoluzione, pertanto anche le misure di contrasto e i protocolli, come è stato già detto prima, sono in continua evoluzione e quindi dovremo fare attenzione e aggiornarci sui nuovi decreti e disposizioni emanate. Inoltre, in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico di ogni zona, le misure indicate potranno essere rimodulate anche in senso più restrittivo. La malattia, abbiamo un'incubazione asintomatica da 1 a 14 giorni, i sintomi sono i classici sintomi delle malattie respiratorie e gastrointestinali, oltre ad avere perdite di gusto, olfatto, arrossamento agli occhi. La malattia può evolvere in una forma lieve, moderata o grave. Quando è grave, oltre all'apparato respiratorio, vengono colpiti altri organi come il sistema cardiovascolare, l'apparato renale ed altri organi. E purtroppo ci sono anche complicanze molto gravi post malattia. Due terminologie: sintomatica è la persona che, pur essendosi infettata, non ha nessun sintomo, ed è questo il grosso problema nel ricevere i clienti o i fornitori, e poi sintomatica la persona che, pur essendosi infettata, ha sviluppato sintomi molto lievi. Pensate che circa il 90% dei bambini dove è stata diagnosticata la malattia, bambini in età pediatrica, il 90% era sintomatico. La trasmissione avviene direttamente da persona a persona tramite le goccioline di saliva che vengono prodotte dagli atti del respirare, parlare, tossire, starnutire, cantare, chiaramente di un soggetto infetto. Queste goccioline viaggiano nell'aria per brevi distanze, generalmente circa un metro, e possono chiaramente raggiungere persone che sono nelle immediate vicinanze o depositarsi su oggetti o superfici che loro stessi diventano fonte di diffusione del virus. Infatti è stato confermato da studi che il meccanismo di trasmissione per contatto mani-mucose con superfici contaminate causa appunto della malattia se dopo ci tocchiamo naso, bocca o occhi. Al momento non ci sono prove per sostenere che il contagio dal virus si diffonda via aerosol, per via fecale orale e tramite gli alimenti. Quindi le goccioline più grandi di dimensione maggiore cadono per terra sugli oggetti, sulle superfici all'incirca dopo un metro, mentre quelle più piccole, al di sotto dei 5 micron, si disperdono nell'ambiente tramite l'aerosol, contaminando superfici e oggetti che sono più distanti del metro. E infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che la distanza di sicurezza è di almeno 1,83 m. Quindi, poiché le goccioline di solito cadono entro pochi metri, la probabilità di trasmissione diminuisce se le persone rimangono ad almeno 2 metri di distanza l'una dall'altra. Chiaramente questo senza l'uso di mascherine.
Purtroppo si teme che il virus possa essere aerosolizzato e quindi essere trasportato nell'aerosol e persistere per più di 3 ore. Quindi diventa fondamentale garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti per ridurre la concentrazione dell'aerosol. Quindi, quale mezzo migliore per contrastare la diffusione del virus? L'utilizzo delle mascherine, che sono, abbiamo diversi tipi, chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3 e le mascherine di comunità. Il settore alimentare, per il settore alimentare, le mascherine chirurgiche sono idonee alle menzioni, così come le FFP1 e FFP2, e come è stato detto prima, in base anche alla valutazione del rischio della singola, attività. Chiaramente tutto quello che viene detto in questo momento vale per questa situazione emergenziale. Quindi le mascherine progettate per essere utilizzate una sola volta, quindi monouso, non possono essere lavate, non conviene perché non garantiscono più il mantenimento dell'efficienza filtrante. Le mascherine sono obbligatorie in tutti gli spazi chiusi e confinati, ma anche in ambiti aperti dove non è garantito il distanziamento fisico di almeno 1 metro. Le mascherine di comunità, come è stato detto prima, con un esempio appunto dall'avvocato Monari, non devono essere considerate né dispositivi medici né dispositivi di protezione individuale. Come devono essere utilizzate le mascherine? Devono essere lavate le mani prima di indossarla, devono coprire bocca, naso e mento, assicurare che sia ben aderente al viso e quindi far aderire il ferretto superiore al naso. Evitare di toccarla davanti, se lo facciamo bisogna lavarsi le mani, cambiare la maschera non appena diventa umida o dopo 4 ore, io sto parlando di mascherine chirurgiche. Toglierla utilizzando gli elastici o i legacci, prendendola da dietro e gettare in apposito contenitore. Dopo averla tolta, bisogna di nuovo lavarsi le mani. Come abbiamo detto prima, è possibile acquisire l'infezione anche toccando superfici o oggetti contaminanti da goccioline, se dopo ci tocchiamo occhi, naso e bocca con le mani contaminate. Quindi, cosa molto importante è il lavaggio delle mani. Lavarsi le mani secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell'OMS. Cerchiamo di evitare quando utilizziamo un dispenser che è condiviso o che non sappiamo chi l'ha toccato precedentemente, evitare di toccarlo con le dita. E se si riesce, prelevare il sapone attivando il dispenser con l'avambraccio, il taglio della mano o con una salviettina di carta. Come lavarsi le mani con acqua e sapone o gel idroalcolico in questo modo. Allora, se con acqua e sapone, aprire il rubinetto con una salvietta monouso, chiaramente se parliamo di un lavello che è condiviso con altre persone, bagnare bene le mani con acqua calda, ma non deve essere troppo calda per non crearci delle microlesioni, applicare una quantità di sapone sufficiente, sfregare le mani per almeno 60 minuti con un gel almeno 60 secondi con il gel 30 secondi e sfregare fra le dita sui palmi e dorsi delle mani, ai pollici, ai polpastrelli e sotto le unghie delle dita. Sciacquare bene le mani, asciugarsi le mani con una salvietta monouso che utilizzeremo per chiudere il rubinetto e aprire la porta. Questo sempre se siamo in situazioni in cui sia la porta che il rubinetto è condiviso con altre persone. Gettare la salvietta monouso chiaramente in un contenitore idoneo. Come asciugarsi le mani? Quindi assolutamente è vietato usare asciugamani in tessuto in spugna, è meglio evitare gli asciugamani a getto d'aria, l'unico modo corretto è usare le salviette di carta monouso. Qui c'è la diatriba, meglio i guanti o le mani pulite, in questo caso la linea guida della conferenza delle regioni e province autonome raccomandano
che in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, quindi un errato impiego dei guanti, si ritiene di privilegiare la rigorosa frequente igiene delle mani con acqua e sapone o con la soluzione idroalcolica. Questo vale per chiunque, che siano i clienti, visitatori, quindi fornitori, utenti e chiaramente anche per i lavoratori. Per i lavoratori dovranno essere utilizzati i guanti a secondo del rischio specifico, quindi quando eventualmente vengono utilizzati dei prodotti chimici per le pulizie. Quindi abbiamo già iniziato il discorso che se i dispositivi di protezione come mascherine e guanti non sono utilizzati correttamente possono diventare un veicolo di contagio. Quindi bisogna assolutamente formare e informare il personale sul corretto uso. Come quindi bisogna insegnare come indossare bene i guanti, prima di indossarli bisogna sempre lavarsi le mani, una volta che ci si accinge a indossarli bisogna controllare che siano della giusta misura, quindi non troppo stretti o troppo larghi, prendere sempre un paio pulito, perché anche questi sono monouso, verificare che non siano difettosi, tagliati o bucati, indossarli facendo in modo di coprire anche il polso. Cosa alla quale bisogna fare molta attenzione è quando ci togliamo i guanti sporchi, in quanto, come detto prima, possono essere causa di contaminazione della mano. Quindi fare molta attenzione e assolutamente lavarsi le mani dopo essersi tolti i guanti, che verranno gettati chiaramente in appositi contenitori. Quando lavarsi le mani o cambiarsi i guanti? Chiaramente chi è del settore alimentare sa perfettamente, seguendo le buone pratiche di igiene, quindi prima di iniziare il lavoro, dopo ogni pausa, dopo essersi toccati naso, bocca, occhi e orecchie, dopo aver manipolato e preparato alimenti crudi, dopo le correzioni di pulizia, dopo aver usato il bagno, dopo aver mangiato, quindi effettuato una pausa, mangiato, bevuto, fumato. Queste sono le normali cose che si facevano, si sono sempre fatte nel settore alimentare. Direi in questo periodo aggiungere lavarsi le mani appena entrati sul luogo di lavoro o appena entrato nello spogliatoio se non ho toccato assolutamente alcun'altra superficie. Dopo aver tolto gli abiti e le calzature personali, dopo aver indossato la divisa e la calzatura da lavoro. E chiaramente dopo aver usato telefoni, corde, cellulari, biro, tastiere in genere, quindi ascensori, tablet, eccetera, interruttori della luce, maniglie, porte, denaro, carte di credito e qualsiasi altro oggetto o superficie che siano state potenzialmente contaminate dai clienti o eventualmente da colleghi o tutto quello che sono le superfici d'uso promiscuo. Adesso cerchiamo di capire quanto sopravvive il virus con la potenzialità infettiva sulle superfici. In generale, i coronavirus umani possono rimanere vitali e mantenere la capacità infettante per un periodo variabile che va da poche ore, 2-3 ore, a 7-9 giorni. Come vedete nella tabella, vediamo che sulla carta stampata è ancora infettante dopo 30 minuti, ma lo si può anche dopo qualche ora, e poi via via tessuto, legno un giorno, banconote due giorni e così via. Mentre sugli alimenti quanto sopravvive? Allora, purtroppo il virus risulta altamente stabile alla temperatura di refrigerazione, quindi 4 gradi, ma anche alla temperatura ambiente, i 20 gradi. A 56 gradi, fortunatamente, dopo 10 minuti perde e decrementa la sua infettività e non è più stato rilevato dopo 30 minuti. A 70 gradi il virus non era più rilevabile dopo 5 minuti. Quindi chi è nell'ambito della ristorazione deve verificare un attimino il proprio HCCP e andare a verificare se il punto critico di controllo i limiti sono esattamente come quelli indicati da queste indicazioni. L'OMS sconsiglia in questo periodo di somministrare alimenti crudi di origine animale e prestare la massima attenzione, ma come sempre, nella preparazione degli alimenti che non subiscono la cottura.
Per quanto riguarda l'ortofrutta, deve essere lavata molto bene ed eventualmente utilizzare dei disinfettanti specifici per alimenti e chiaramente devono essere seguite rigorosamente le istruzioni del produttore del disinfettante. Come comportarsi in cucina? In modo molto semplice, come si è sempre fatto. Quindi, al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, è necessario applicare rigorosamente l'HACCP, le buone pratiche di lavorazione, buone pratiche di igiene. Le procedure di pulizia che avrete messo in atto per appunto pulire le attrezzature e i locali e un'accurata igiene personale. Quindi da questo punto di vista in campo alimentare non è cambiato assolutamente nulla. Bisogna solo ed esclusivamente applicare in modo rigoroso queste regole. In considerazione della potenziale capacità del virus di sopravvivere sulle superfici, quindi è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla pulizia e disinfezione delle superfici, operazioni che devono essere tanto più accurate e ripetute nella giornata per superfici ad alta frequenza di contatto, come abbiamo già accennato prima, porte, maniglie, interruttori vari, rubinetti, servizi igienici, superfici di lavoro, corrimani, tavoli, sedie, armadi, frigorifero, congelatori, carrelli, eccetera. Tutto ciò che è d'uso frequente e promiscuo. Le linee guida degli enti internazionali indicano che la pulizia con acqua e detergenti neutri associata all'utilizzo di comuni disinfettanti è sufficiente per la decontaminazione delle superfici. La pulizia e la disinfezione può essere svolta separatamente se si usa un detergente o disinfettante, oppure può essere un'unica operazione se si utilizza un prodotto che ha la duplice azione di detergente o disinfettante. La cosa importante è rimuovere lo sporco e i residui di sporco sulle superfici perché la loro presenza rendono inefficace l'azione del disinfettante e quindi conseguenza di tutto l'intero processo. Quali disinfettanti utilizzare? Allora bisogna utilizzare i presidi medico-chirurgici o i biocidi. Questi sono prodotti valutati dall'Istituto Superiore di Sanità autorizzati dal Ministero della Salute. Quindi sulle confezioni o sull'etichetta deve essere assolutamente indicato presidio medico-chirurgico e il numero di registrazione e una data di scadenza. Quindi fate attenzione a non utilizzare disinfettanti scaduti che hanno perso la loro efficacia. I termini disinfettante e igienizzante non sono sinonimi. Gli igienizzanti sono da considerarsi detergenti. Quindi, quali disinfettanti utilizzare sulle diverse superfici? Quelli consigliati dall'OMS e dall'Istituto Superiore della Sanità sono il sodio, l'ipoclorito di sodio allo 0,1% o allo 0,5% in base alla superficie sulla quale viene utilizzato, e poi i disinfettanti a base di alcol etilico, ovvero di etanolo, al 70-75%, questo chiaramente in base alle superfici e ai locali che vengono utilizzati. Per quanto riguarda i prodotti tessili, quindi basta un lavaggio in acqua calda a 70-90 gradi, con detersivo normale per boccati. Se si devono eseguire dei lavaggi a temperature inferiori, bisognerà utilizzare della candeggina. Chiaramente bisognerà vedere se il tessuto è idoneo all'uso della candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato. Per i tessuti che non, per diciamo, le attrezzature o comunque gli arredi come divani e sedie che sono rivestiti in tessuto e che non si possono chiaramente lavare in lavatrice, è consigliato l'utilizzo del vapore saturo secco. Quali disinfettanti utilizzare per il settore alimentare? Esattamente quelli che hanno le stesse caratteristiche per le altre superfici, quindi alcol etilico al 75%, ipoclorito di sodio allo 0,1%. 0,5%, purché questi siano idonei ad essere utilizzati sulle superfici che poi vanno a contatto con gli alimenti. Chiaramente devono essere utilizzati secondo le prescrizioni date dal produttore.
oltre a disinfettanti a base di alcol etilico ipoclorito, possono essere utilizzati anche disinfettanti con altri principi attivi come a base di sali quaternari di ammonio o a base di perossido di idrogeno. Chiaramente anche questi devono essere presidi medico-chirurgici e devono avere un'azione virucida che deve essere dichiarata in etichetta o nella dichiarazione nella scheda tecnica. Possono esserci anche altri disinfettanti a concentrazioni inferiori rispetto a quelle dette prima, però bisogna fare attenzione a quelle che sono le modalità d'uso. Attenzione perché l'ipoclorito di sodio può causare danni su alcune superfici, quindi fare attenzione prima di utilizzare e vedere le istruzioni. Cosa si intende per frequente? Perché purtroppo in molti dispositivi, decreti, eccetera, non viene indicata esattamente la frequenza, ma viene scritto adeguata frequenza, una frequenza minima giornaliera. Nell'allegato 5 del DPCM comunque era specificato in modo corretto, ma anche su altri documenti, che almeno devono essere effettuate le pulizie 2 volte al giorno in funzione degli orari di apertura, quindi il minimo indispensabile 2 volte al giorno. Quindi cosa usare per le operazioni di pulizia? Sono consigliati panni microfibra e frange monouso che dovranno essere smaltite subito dopo l'uso perché potenzialmente contaminati. Se non si utilizzano i prodotti materiali monouso devono essere sostituiti frequentemente. Le linee guida indicano, quindi consigliano ogni giorno. Chiaramente poi la valutazione deve essere fatta dalla singola organizzazione, singola attività. Perché bisogna sostituirle frequentemente? Perché possono diventare veicolo di trasmissione non solo del virus SARS-CoV-2, ma anche di altri batteri e altri microrganismi. Quindi, come gestire i rifiuti? Quindi gli stracci, panni, carta, guanti, monouso, mascherine che devono essere raccolti devono essere conferiti nella raccolta indifferenziata. I sacchi utilizzati devono essere di idoneo spessore, quindi in modo tale che non si devono rompere per non disperdere poi e contaminare eventuale ambiente. Evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per far uscire l'aria, altrimenti ci contaminiamo. Chiudere adeguatamente i sacchi e chiaramente usare i DPI specifici e chiaramente lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e di confezionamento dei rifiuti. Le linee guida indicano anche come smaltire le mascherine e i guanti monouso. Infatti raccomandano che i guanti e mascherine devono essere eliminati in contenitori dedicati alla loro raccolta. Devono essere posizionati questi contenitori, devono essere identificati e posizionati in luoghi situati vicino alle uscite e devono essere in zone ben aerate e al riparo da eventuali eventi meteorici. I contenitori devono garantire un'adeguata aerazione per prevenire la formazione di condense e conseguentemente potenziale sviluppo di microrganismi. Prima della chiusura del sacco sarebbe opportuno spruzzare del disinfettante all'interno, questo per diminuire chiaramente le cariche batteriche. Ora, qual è il problema nel settore alimentare? Qual è l'attività, l'attività con pericolo maggiore? Purtroppo è la contaminazione crociata, ma chi è nel settore alimentare questo lo sa da sempre. Quindi assolutamente evitare di incrociare i flussi di pulito sporco, perché questo aumenta la diffusione del virus, o chiaramente qualsiasi altro contaminante. Facciamo 2 esempi, in cucina lavorare i cibi crudi e i cibi cotti contemporaneamente o senza le corretta applicazione delle buone pratiche igieniche.
per esempio in sala ristorante, apparecchiare o servire i tavoli e contemporaneamente sparecchiare, vedremo dopo per quale motivo. Quindi come prevenire questi incroci? Modificare il layout del locale creando per quanto possibile chiaramente percorsi diversi, devono essere segnalati e devono essere chiari sia per il personale che per i clienti. Quindi sempre per prevenire, gestire queste attività, sicuramente queste attività separatamente, quindi in tempi diversi o se possibile dando compiti diversi al personale. Quindi ecco che facciamo l'esempio di un'attività ad elevato rischio, è lo sparecchiamento e sparecchiare i tavoli dopo che sono state utilizzati dai clienti. Questo perché? Perché chi sparecchia tocca oggetti contaminati dalle goccioline della saliva del cliente che potenzialmente potrebbe essere infetto. Quindi bicchieri, posate, tovaglioli, bottigliette, ma qualsiasi altro i piatti, devono essere gestiti in modo corretto. Quindi utilizzare vassoi o carrelli diversi per apparecchiare e sparecchiare. Questi carrelli o vassoi devono essere ben identificati e riconoscibili dal personale del locale e collocati in spazi diversi e separati. Quindi assolutamente non incrociare questi due flussi. Dopo aver sparecchiato si devono lavare le mani o disinfettare con soluzione idroalcolica. Ora entriamo nel merito della gestione delle attività all'interno dei locali. Queste sono le normative di riferimento. Il DPCM 14 luglio riprende quello con piccole modifiche, quello dell'11 giugno del 2020, e poi abbiamo delle pubblicazioni di approfondimento che sono i rapporti Covid-19 dell'Istituto Superiore della Sanità. Tutte queste pubblicazioni sono reperibili nei siti istituzionali, appunto dell'Istituto Superiore di Sanità o all'INAIL o nel sito della Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Quindi, rigorosa applicazione del principio di astensione dal lavoro del personale che accusi sintomatologia compatibile con malattie trasmissibili da alimenti, ma questo era già fissato prima. Allo stesso modo, adesso in questo momento, in questa situazione emergenziale, chiaramente si devono astenere dal lavoro chi accusa sintomi di infezioni respiratorie acuta. Qualora i sintomi di infezione respiratoria insorgono durante l'attività, quindi da parte di un dipendente, questo deve essere isolato in una locale, chiaramente deve avere la mascherina e deve essere avvisato il medico curante ed eventualmente in casi gravi anche l'ASL del territorio. Tutto il personale addetto alla produzione, trasformazione, vendita, somministrazione, oltre al personale delle pulizie e delle attività amministrative, deve essere informato e formato sulle specifiche norme igieniche da rispettare per contrastare la diffusione e ridurre il rischio da contagio del virus, nonché, come abbiamo già detto, formarle e informarle sull'utilizzo dei DPI. È importante documentare la formazione e la consegna di eventuale materiale informativo distribuito durante la formazione. In più punti dell'azienda e nei locali devono essere affissi poster, locandini, brochure comprensibili anche a personale di altre nazionalità. Nel sito che è sotto indicato ci sono delle infografiche in diverse lingue straniere da poter affliggere e utilizzare. Affiggere, scusate. Poi la riorganizzazione delle attività. Quindi gestire la gestione del personale dipendente, cercare di ridurre il contatto sociale nell'ambiente di lavoro, quindi dovranno essere adottate soluzioni organizzative innovative e quindi il cambio dell'articolazione dell'orario di lavoro. La gestione dei fornitori, l'accesso ai fornitori deve essere gestito in modo idoneo, anche qui indicare le modalità, i percorsi e le tempistiche, assolutamente fare attenzione a quello che sono le attività di carico e scarico, dovranno essere rispettato il mantenimento del distanziamento di almeno un metro e l'utilizzo delle mascherine.
Cosa fare alla riapertura? Prima della riapertura il titolare deve prevedere un'approfondita pulizia, detersione e disinfezione di tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, macchinari e impianti, gli utensili e nonché tutto l'arredo. Il locale, se non è stato occupato da 7-10 giorni, può riaprire, poi sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria. Mentre per le aree geografiche a maggiore endemia o negli esercizi dove sono stati registrati alcuni casi sospetti di Covid, oltre alla pulizia deve essere effettuata una sanificazione straordinaria. Assolutamente deve essere lasciata traccia delle attività di pulizia e sanificazione, quindi registrare data, ora chi ha eseguito le operazioni e in quali modi sono state fatte le attività. Consigli: prima della riapertura, rimuovere materiali inutili e non funzionali all'arredo, questo per avere maggiori spazi. Le aziende devono assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica. Misure per gli accessi e gli esercizi commerciali, quindi chi devono essere chiaramente, può entrare una persona alla volta, un cliente alla volta per 40 metri quadri, per locali di inferiore a 40 metri quadri, per su quelli con superficie superiore dovranno essere verificate gli spazi disponibili. Prevedere regole di accesso in base alle caratteristiche, come detto prima, ed evitare assembramenti negli spazi esterni. Misurare eventualmente la temperatura. È sconsigliato accettare clienti con mascherine FFP2 e FFP3 con valvole. Predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche a clienti di altre nazionalità. Predisporre e rendere disponibili i prodotti per igienizzarsi le mani, cioè i clienti, sia per i clienti che per il personale. I clienti dovranno indossare la mascherina all'interno del locale. Per la somministrazione, i clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che si alzeranno dal tavolo e devono muoversi lo stretto necessario. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia o manipolazione del prodotto, deve essere appunto obbligatorio o disinfettarsi le mani o rendere disponibili guanti monouso da utilizzare, che devono essere utilizzati obbligatoriamente. Tutto il personale chiaramente deve usare stringenti, adottare misure stringenti igieniche e non toccarsi mai gli occhi, il naso e la bocca. Quindi utilizzo delle mascherine e i guanti quando necessario. Favorire il ricambio dell'aria negli ambienti interni, quindi valutare la cosa importante, valutare negli impianti l'efficacia al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo la normativa vigente e secondo l'affollamento dei locali. Le prese e le griglie di ventilazione devono essere deterse con panni puliti in microfibra, inumiditi con acqua e sapone oppure con alcol etilico al 75%. La postazione della cassa può essere avere dotata di barriere fisiche e in alternativa la cassiera o chi ha la cassa utilizzare la mascherina, chiaramente, e deve avere a disposizione gel igienizzante. Sono preferibili i pagamenti al tavolo e pagamenti elettronici al tavolo per la ristorazione. Ricordatevi che la carta di credito, i bancomat, i POS sono potenzialmente contaminati, quindi fare attenzione in queste manovre. Per quanto riguarda la ristorazione, i tavoli sapete benissimo che devono essere distanziati di un metro l'uno dall'altro, possono essere distanze inferiori se si ricorre a barriere fisiche come pannelli in plexiglass. Favorire la consultazione dei menu sul proprio cellulare o predisporre dei menu in carta stampata, in carta plastificata, almeno così possono essere disinfettati. Possono accedere al servizio al banco, può essere effettuato sempre se viene mantenuto il metro di distanza. Per i locali dove ci sono i posti a sedere, e possono essere l'accesso tramite prenotazione,
nei ristoranti, mantenere l'elenco dei soggetti che sono entrati per almeno 14 giorni, questo per la rintracciabilità eventuale delle persone. Sarebbe opportuno evitare di mettere a disposizione gli espositori, renderli disponibili al cliente, anche perché poi dovrebbero essere tutti disinfettati. La consumazione del buffet self-service non è consentita, ma può essere effettuato se organizzato mediante somministrazione da parte del personale incaricato, ovvero il cliente non potrà toccare direttamente e accedere agli alimenti direttamente. Quindi al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione di tutte le superfici, quindi sedie, tavoli e oggetti che sono stati resi disponibili al cliente perché potenzialmente contaminato. Chiaramente bisogna evitare quello che sono quelle parti che possono essere riutilizzabili come saliere, oliere o con le bustine di zucchero in contenitori. Quindi riepilogando, per contenere in questa fase emergenziale, per contenimento della diffusione del virus e ridurre il rischio di contagio, applicare le misure preventive individuali, mascherine, distanziamento fisico, igiene delle mani, igiene personale, garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria, pulire accuratamente e frequentemente con acqua e detergenti neutri superfici e oggetti, disinfettare con prodotti adatti, idonei e registrati e autorizzati. Io vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci. Bene, ringrazio, sono io che ringrazio anche il dottor Burione per il suo intervento molto interessante e operativo. Se non ci sono domande, a questo punto io torno a ringraziare tutti i relatori e vi do appuntamento per le prossime date di questi eventi. Perfetto. Grazie. Grazie a tutti, arrivederci. Buona giornata.